percorso di fede e di religiosità quello che accompagna la festa patronale in onore di San Leo qui a San Martino in Pensilis. Oggi è 28 aprile, è sera e tra poco il parroco Don Nicola Mattia, che qui con noi, celebrerà la suggestiva messa dei carristi. Ma prima di addentrarci in questo momento molto particolare di preparazione, quindi alla carrese del 30 aprile, ripercorriamo proprio quali sono stati i momenti significativi di questo, come dire, percorso ideale della festa patronale. Quest'anno è un anno particolare, stiamo celebrando l'anno della fede e per un dono fortuito della Divina Provvidenza questa sera la prima lettura parlerà proprio della porta della fede spalancata al mondo intero. In questo anno abbiamo restaurato la statua del nostro patrono San Leo, che il 7 aprile scorso è rientrato nella nostra comunità. Una folla, ma nella chiesa la folla non esiste, esiste un popolo, esistono le persone. Tanta gente è venuta e abbiamo fatto un cammino particolare perché abbiamo celebrato, celebriamo in questo anno della fede il centenario della croce posta all'ingresso della nostra cara San Martino. E dopo questo momento San Leo, la statua di San Leo è passata per la benedizione degli animali nelle stalle dei tre carri che faranno la competizione. Poi dal 23 di aprile, come da tradizione, abbiamo iniziato la novena. La novena è iniziata con la riconsegna del palio qua in chiesa da parte del carro che lo ha vinto l'anno scorso. E quindi tutte le sere celebriamo l'Eucarestia e la novena in onore di San Leo. La scelta, d'accordo con il Consiglio Pastorale, per quest'anno è stato che ogni sera commentiamo una strofa dell'antico inno della Carrese in onore di San Leo. Qual è la risposta della comunità a questi momenti di preparazione? Io non so dire bene questa cosa perché sono qua da 8 mesi, no? Però vedo tanta partecipazione. C'è tanto affetto. Il primo gesto che la comunità vive nei confronti di San Leo è un gesto di affetto, di affettuosità, come dei figli nei confronti del proprio padre. Bene, questa sera ci sarà quindi la messa dei carristi. Qual è il senso di questo momento molto particolare? Quale messaggio vuole affidare ai tre carri, ma comunque a tutta la comunità di San Martino che si prepara ad un momento molto particolare? Probabilmente, per quello che percepisco, questo momento è particolare per chi non vive a San Martino, perché invece per la gente di San Martino questo momento non è particolare, è soltanto l'apice di un percorso annuale. Non c'è giorno che non si parli della corsa, non c'è giorno che non ci sia qualcuno che va nelle stalle. E per la verità il 30 aprile è solo la parte che si vede, ma l'attenzione, il lavoro, l'impegno, la costanza, il sacrificio delle persone che sono nelle stalle è un sacrificio quotidiano, forse poco apprezzato anche dagli stessi sanmartinesi, probabilmente poco apprezzato perché poco conosciuto, ma forse poco apprezzato anche perché appartiene davvero alla ordinarietà, no? Della vita della comunità, per cui magari tutti sanno che c'è la stalla con i buoi, dove sta, tutti sanno chi va, chi si impegna. E a quei pochi che si impegnano ordinariamente anche nel silenzio, quasi nel nascondimento, però deve andare il ringraziamento di tutta la comunità. Perciò diciamo che in questo anno, che è stato particolare anche perché fino all'ultimo non si sapeva se si corre o non si corre, come giustamente è una maggiore attenzione anche agli animali, ha portato a delle riflessioni, eccetera. Opportune le riflessioni, ma anche opportune il rispetto alla storia di una comunità, alla vita di una comunità, di tre comunità, per la verità, nel Molise, tutte che trattano questi animali con un'attenzione incredibile e meravigliosa. Questa sinergia tra animali e esseri umani è una cosa che, a guardarla bene, colpisce davvero. La messa di questa sera, la messa con i carristi, che verranno qui con le loro famiglie, così mi hanno spiegato, e in modo perché loro
possano, prima della corsa in onore di San Leo, scambiarsi il segno della pace e condividere questa pace grande che è Gesù e Eucaristia nella Chiesa, condividere nell'ascolto la sua parola, che stasera, quinta domenica di Pasqua, parlerà del comandamento dell'amore, quindi raccomanderà Gesù il Vangelo, l'accoglienza, il rispetto, l'amore, un amore che è quello di Dio. Antonio Zio, per il carro dei giovani, significative le parole del parroco Don Nicola Mattia durante l'omelia? Senz'altro, perché ci ha chiamato sempre al cospetto di San Leo. Noi facciamo tutto questo sempre ed esclusivamente per la nostra devozione a San Leo. E così anche le ultime parole che ha detto: chiunque vinca, vinca San Leo, vinca la comunità. Questo è quello che noi vogliamo fare, esclusivamente. Uno spirito di condivisione e partecipazione questa sera? Senz'altro, ma come in tutto è questo che ci unisce nella comunità di San Martino. Ci dividono i colori, però la condivisione è sempre unica, è sempre in onore ed esclusivamente di San Leo. Chi è direttamente coinvolto con la corsa dei carri, con le varie iniziative, ma poi avete portato anche le famiglie? Senz'altro, perché è tutt'uno, è una simbiosi che ci unisce, è una simbiosi che unisce la gente dei carri con le famiglie e alla tradizione e alla festa di San Leo. Questa sera come hai vissuto l'esperienza della messa dei carristi? È sempre una grande emozione, questi periodi cerchiamo di viverli nella maniera più buona possibile, con molta fede e partecipazione. Insieme avete ascoltato le parole del parroco, ha rivolto diversi inviti, una riflessione a mettere sempre prima il Signore. Sì, sì, è vero, la parola del Signore è sempre la più giusta, quindi condividiamo appieno e cerchiamo di portare sempre la sua parola in alto. Non a caso c'è il lato ovviamente agonistico della gara, della carrese, ma voi come vivete dal punto di vista della fede, la preparazione alla corsa dei carri? Abbiamo visto la partecipazione di San Martino anche a questa messa, quindi è molto sentita. L'agonismo c'è indubbiamente, però cerchiamo di portare avanti il nome di San Leo, di San Martino, e nella maniera più giusta possibile. E ora un atto di affidamento, un saluto a San Leo. Sì, sicuramente da parte mia, nostra, di tutti, salutiamo San Leo, lo ringraziamo per queste splendide giornate e per la fede che ci mantenga sempre vivi e uniti in questo. Leo Santoro, per il carro dei giovanissimi, parole significative quelle del parroco, l'insegna dell'unità, la condivisione, il mettere davanti a tutto Gesù Cristo. Sì, credo che sono parole molto significative quelle del nostro parroco, che credo che debbano servire alla corsa e a tutti coloro che partecipano a questa carresa. Come si vive la messa dei carristi, questo momento di coinvolgimento anche emotivo? Credo che la messa dei carristi sia il punto fondamentale dell'arrivo al giorno dei 30. Credo che in questo momento bisogna pregare per tutto quello che dovremmo andare incontro e arrivare il 2 maggio, la giornata di portare il nostro santo patrono in processione. C'è dunque un vero e proprio atto di affidamento al santo? Sì, preghiamo in lui, crediamo in lui e affidiamo tutta quella nostra giornata al nostro santo patrono. Poi, come ha detto anche il parroco Don Nicola Mattia, non vinca il migliore, vinca sempre San Martino. Sì, credo che sia la cosa più giusta per tutta la popolazione, perché la corsa dei carri è rivolta a tutta la popolazione e soprattutto a San Leo.